Professore Corsella, dopo 40 anni a Lipari si torna, insomma, a svolgere un convegno importante che riguarda la pediatria, la neonatologia. Su quale basi? Cosa dobbiamo aspettarci? Sì, è un'occasione per confrontare un po' quelle che sono le nuove tendenze dell'assistenza pediatrica, assistenza neonatologica in ambito nazionale, metterle a confronto con la realtà isolana. Noi abbiamo bisogno in Sicilia di una rete pediatrica e neonatologica nuova, aderente agli standard assistenziali più moderni, in linea con l'integrazione tra la pediatria ospedaliera e la pediatria del territorio, quella fatta dai pediatri di famiglia e delle cure primarie. È importante questo tessuto, questo network, questa rete, anche con l'obiettivo di migliorare la qualità della salute dei bambini che vivono nelle isole che un tempo si chiamavano minori e che invece noi vogliamo avvicinare sempre di più al tessuto sanitario di tutta la Sicilia. E appunto, dottore, è molto importante quello che dice, perché se in Sicilia già manca questa rete, figuriamoci appunto nelle isole minori, da dove deve partire un grosso appello alle istituzioni affinché si torni al più presto a garantire quei servizi. Certo, si parla di punto nascita, ma sappiamo insomma che è proibitivo, però tutti quei servizi che mancano e che possono salvare le vite dei piccoli e delle loro mamme. L'obiettivo è quello di creare dei percorsi diagnostici e terapeutici all'insegna della sicurezza, in cui le famiglie possano trovare risposta ai loro bisogni di salute, sia in elezione che in emergenza e urgenza. E questo è un obiettivo che dobbiamo costruire in Sicilia, includendo anche la realtà delle isole come le isole Eolie. Obiettivi che poi devono essere chiaramente tramutati in leggi, no? Certo, in Cioè, atti concreti e in. come vede la politica regionale o nazionale su questi argomenti? Noi abbiamo sollecitato molto, in momenti in cui si parla di autonomia differenziata, le istituzioni a creare un momento di condivisione degli obiettivi e delle strategie. Continueremo a farlo anche come società scientifica, come società italiana di pediatria, come società italiana di neonatologia, perché lo riteniamo essenziale per evitare che si divarichi il livello di salute dei bambini che nascono e vivono in Sicilia rispetto a quella della media nazionale ed europea. Grazie.